Pensate che Marco Mazzoli è andato fino a Miami per selezionare questa musica orribile. Ma vaffanculo. Fai le scenette che alla musica ci pensiamo noi da Milano. Me vaffanculo, mi scappa la pupù. Che capolavoro di disco, bello. Distinzione tra i dischi, sì, i dischi da programmazione radiofonica e i dischi da club. Che no, ascolta, io gli ho mandato un elenco di dischi meravigliosi. Sì, il problema è che ha selezionato la merda apposta perché è un bastardo. Allora, la tua musica è bella da sentire in radio, è indiscutibile perché è meravigliosa. Ti ho dato, allora, ti ho dato. Se quella cartelletta la metti in una chiavetta e la suoni in discoteca, il proprietario ti prende per i piedi e ci pulisce i cessi. Ma non è vero! Bravo, ma non è vero. A parte, noi siamo in radio e quindi è giusto mettere la musica che si suona bene in radio. Concordo con te, però non puoi minimizzare. Ti ho mandato Marcus Scholz, un pezzo della Madonna, bellissimo. Ti regalano anche le ciabatte con il suo CD. Mamma mia, metto dopo quanto, quello, Marco. Quanto siete ignoranti. Mi metti ste baselle qua, sembra il tampone per staccare la rete e mandare la pubblicità locale. Sembra il tampone per le mestruazioni, Marco. Bravo. Allora, ho terminato, ultimato, vedete, di dirmi se devo modificare qualcosa. Vai. Il tariffario 2016 per diventare amici dei vari componenti dello Zoom. Manca ancora la Poppy Poppy a cui devo chiedere. Ho messo 30 euro per me per un mese, 150 euro per il maestro, sembra poco ragazzi, ma il maestro è umile, voi lo sapete, no? Sì, certo. Cioè, infatti tu denoterai, caro ascoltatore, dai prezzi quanto se la mena la gente di questo programma, certo, cioè capisci, certo, no? Certo. Cioè 4.000 euro Paolo Noyes, capisci che è uno che se la tira, un buffone, un pagliaccio di corte, cioè è proprio il classico clown. È che lui non c'è la voglia di diventare amico degli ascoltatori, quindi spara alto e si fa 30 euro suoi. Mazzoli, 150 Herbert, Ivo Avido, grazie. Anche perché no, cioè, no, nessuno vuole essere suo amico. Aspetta, Ivo Avido si prende metà di quelli di Herbert. Ricordati questo. Allora, poi c'è 50 euro Fabio per parlare, 100 per stare zitto. Esatto. 25 euro Marco Dona, 1 euro più una sega per Alan. Ma... 2 pollici per Pippo Palmieri, 12 atmosfere d'aria compressa per la testa, sì, DJ Spine. 6 euro più numeri di telefono di pazzi balordi per Wender. Manca Luca Alba. Ah, Luca Alba, tu, Marco, eh? No, Luca Alba è 1 milione di miliardi di euro. Marco, perché io non li porto all'inviate, questo è da chiarire, che sia chiaro. Cioè, ricordiamo che la vita di Luca Alba è leggerissimamente diversa da questo pezzente infame di Paolo Noyes. È l'invidia. Mi devi spiegare cosa potrei mai invidiare di te. Tu sei distrutto, sì, cioè sei devastato. Cosa? Proprio ormai sei arrivata alla fine. Bella sta maglia nuova? Sì, cazzo, nuova. Assomiglia a quella di ieri con l'UPS. Assomiglia a quella che hai messo. Senti, ieri, l'altro ieri. Bella la tua maglia. Ma il Zara? Giusto? No, Gap. Ah, wow. Gap, sì. Ma le fa anche da donna? Sì. Bello lo scollo alla Christian Martin. Ma brutto. No, vabbè. Senti, ma le prendi anche di quest'anno o tieni soltanto le rimanenze in magazzino di 5 anni fa? Ma in realtà io almeno mi cambio colore ogni giorno, così quando mi vede per stare. No, non è che cambi colore, no, è che inizialmente era grigio melange e adesso diciamo che passare del tempo è arrivato. Allora, poi le scarpe, cioè delle scarpe Supra. Ma Supra limitate. Dai, pantaloncini? Pantaloncini sono. È il contenuto, ragazzi, il problema di entrambi, non il contenitore. Volevo segnalare. Tu stai zitto. Oggi stai indossando una maglietta che ci hanno regalato 7 anni fa. Ti allora, dico solo su questa maglietta c'è scritto che chi lo fa davvero lo fa 2 volte. Qua. Ma va, caga. E solo io la posso indossare. E l'odore cosa dice invece? Che l'ho fatto 2 volte e mezza. Per capire, lui indossa l'odore di uno che ha scopato 2 volte, capito? Sì, allora, ragazzi, io stavo cercando di ricreare in studio l'atmosfera tetra cupa di una palestra della nuova serie di Gomorra, perché in questo momento DJ Spine è venuto a illustrarci nel suo modo consueto quelli che sono i tratti fondamentali della nuova serie di Gomorra. Perché spieghiamo. Allora, DJ Spine ha una caratteristica, ha un talento naturale per non capire nulla delle trame di ciò che guarda. Allora, lui ha asserito che un film che hanno fatto di recente, che lui è tornato, come si chiama? Era Hitler. Allora, il titolo originale. Il senso di quel film era che dentro di noi c'è Hitler. No, dentro ognuno di noi c'è un Hitler, ecco. Ma no, questo è quello che è la conclusione che hai tratto tu dal film. In realtà il messaggio era tutt'altro, ma fa niente. Sentiamo quali sono le conclusioni che DJ Spine ha tratto dalla seconda serie di Gomorra che è appena iniziata da qualche settimana. In realtà sto guardando ancora la prima serie perché Pippo mi ha fatto una testa tanta dicendomi guardalo che è bellissimo. A te ha fatto una testa tanta. E non c'è riuscito comunque a farmela tanta la testa perché è troppo piccola. Sì. Però mi ha appassionato veramente tanto, tant'è che me ne sono guardato.
Mi sta pigliando per il culo, vai. Me ne sarò sparate almeno 4-5 serie, cioè 4-5 puntate. Okay. Sì, ma di cosa parla giorno? Fondamentalmente? Chi sono i protagonisti e che cosa hai tratto? Allora, è girato a Scampiano. A Scampiano? A Scampia, località famosa per la droga. No, gli scampi. Però io ho capito la droga lì. Sì, sì, vabbè, avanti. Prego. Vabbè, sentiamo, scusa, fallo parlare. Dai, allora, diciamo spalla, che scusa, appunto è ambientato nel napoletano, dove ci sente peraltro meravigliosa. Sì. Cosa c'è? Non va bene il napoletano. E io? Sì, ce l'hai su quelli napoletani, bastardo. No, ma non è vero. L'ho sentito, bastardo. Odio a morte. E niente, loro continuano a fare sfaccim, li pisce in bocca, cazzo vuoi, ci sparano, e alla fine la conclusione di questa serie, la morale di questa serie è: non andate mai a Scampia. Hanno fatto due serie di Gomorra solo per evitare che la gente andasse a Scampia. È la guida Michelin della campagna, e c'è la pagina di Scampia scritto: no, non andare. Questo è il senso di Gomorra, giusto? Ma poi perché hanno ste case così brutte, Pippo, tu che guardi sta serie? Cioè, case bellissime. Ma no, ma sono tutte distrutte, si sparano a... Vabbè, è una ricostruzione filmica. Sì, dai, io invece sto seguendo sta serie che si chiama One Tree Hill. Non so se l'avete visto. C'è ombretto con... Però ho capito una roba, no? Sì. Perché l'altro giorno stavo leggendo che praticamente negli Stati Uniti, soprattutto dove è un'industria, il cinema, la televisione, le serie televisive, eccetera, a Los Angeles ovviamente, cercano soltanto delle serie che abbiano un messaggio all'interno, in ogni puntata, leggermente riferito al nostro credo, no? A quello cristiano. Cioè, con messaggi subliminali del perdono, messaggi subliminali. Perché ho capito una roba. Cioè, guarda, adesso veramente è una roba folle. Mm-hmm. La Chiesa, non avendo più tanta presa sul pubblico, diciamo, celebrando la messa, molte persone non vanno più in chiesa, molte persone vedono diciamo la figura del prete come un birichino che si costruisce gli attici o va coi bambini. Allora, la Chiesa cosa ha fatto? Siccome molto potente ed è diramata in tutto il mondo, praticamente producono di nascosto. No, hanno delle società tipo la Pfizer che fa il Viagra, hanno delle società con nomi diversi, quindi non collegabili alla Chiesa, per produrre serie televisive che vadano in tutto il mondo per diffondere il verbo del Signore. Pensa ad esempio in Scandal la protagonista si chiama Olivia Pope, cioè Olivia Papa ad esempio. Esatto, cioè, guarda che non è una cazzata. È vero, la nuova serie Walking Dead, loro non mangiano più i cervelli ma gli ostia. No. Bevono vino. Non è vero. E si moltiplicano. Se tu guardi questa serie, innanzitutto non dicono mai una parolaccia in situazioni dove uno imprecherebbe contro qualsiasi roba. Grazie, sono preti. Poi, ma no. È una serie, tra l'altro uno fa il giocatore di basket, l'altro è... In abito talare. No, è il suo agente. Succedono cose veramente molto crudeli, ma loro rispondono sempre col porgi l'altra guancia, perdona, non c'è mai dell'odio, e ci sono sempre dei messaggi subliminali. Adesso che ho letto sta roba, guardando la serie, mi sono reso conto che la Chiesa praticamente si sta muovendo su altri fronti. Ma non hai visto Breaking Bergoglio? Dove lui spaccia le ostie. Breaking Bergoglio è stupendo. Ma non l'hai vista adesso? Io se guardi... Siete ignoranti. Sono rimasto sotto con House of Cards, ragazzi. Bellissimo. Devastante. Finita la quarta stagione, sto andando fuori di testa. Ma il presidente degli Stati Uniti in realtà è il Papa. Cioè, tu non hai capito Gesù. Questo. C'è la chiave di lettura. Diversa. Se invece guardate Il Trono di Spade, arrivate a un'unica conclusione: fai vedere le tette e tutti ti seguiranno. Tutto lì. Se fai vedere le tette e il pelo, ti seguono tutti. Guardate la sesta serie e ve ne renderete conto. Ma ci sono altri programmi in televisione da seguire. Esatto, ragazzi. Amici, allora c'è Quarto Grado sulle reti Mediaset, che non sta andando benissimo perché così non ha successo. No. Il conduttore non è credibile. Allora noi abbiamo realizzato una versione che secondo me loro dovrebbero copiare per avere veramente il successo che questa trasmissione si merita. Lasciare libero sfogo alla propria dialettica. Perché il conduttore ha dei problemi proprio lessicali. Quando si nervosisce e parla veloce, infila parole che non c'entrano. Tra 30 secondi ci colleghiamo con Quarto Grado.